Adesso dobbiamo avere in linea, in diretta dalla redazione social, il nostro Luca Pompei. Vediamo cosa ci racconta oggi. Luca, buongiorno, mi senti? Buongiorno Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, siamo qui davanti al comune di Pescara dove abbiamo raccolto la segnalazione, l'ennesima segnalazione di Giuseppe Ciano. Ricorderete tutti la sua vicenda, da 2 anni costretto a vivere in una rimessa agricola pur avendo pienamente diritto a una casa popolare che non gli viene assegnata dopo tante peripezie, sposti e quant'altro, addirittura beffato perché ultimamente la sua graduatoria è addirittura peggiorata. Ma c'è di più, ecco perché siamo qui davanti al comune. Questa mattina Giuseppe Ciano si è svegliato completamente assalito dalle pulci, anche sua moglie assalita da vari insetti. Disperato è venuto qui davanti al comune con presidio permanente fin quando non gli daranno una casa popolare. Giuseppe Ciano, ci racconti brevemente, perché non abbiamo tantissimo tempo, che cosa è successo questa mattina? Niente, questa mattina la casa mia, la casa popolare, la casa dove vivo, che non è altro che una rimessa agricola, non adibita a casa chiaramente, era già in condizioni igieniche precarie. C'era un'ordinanza della ASL che è stata ignorata dal comune di Pescara, che le è stata notificata ben molto tempo fa, e adesso le farò fare un'altra, più quella dei carabinieri, chiaramente dell'antisofisticazione, dei NAS, io non sono preciso in questo. E chiaramente che chiedo? Chiedo alle persone che possono qualcosa, io le so quali sono, chiedo innanzitutto al sindaco di darmi una casa di emergenza, basandomi sulla legge regionale 9696, a cui io ho tutti i parametri e i diritti per averla. La graduatoria chiaramente mi ha lasciato solo 2 punti dagli 8 che ne avevo, quindi mi sono stati negati e tolti anche dei punti che mi spettavo e non sono stati conteggiati. E niente, ho fatto chiaramente ricorso al TAR. E poi vedremo adesso chi avrà ragione, tra l'altro questo, ma comunque chiedo l'applicazione della 9696 per l'emergenza abitativa. Se il sindaco non ha una casa, come dice di non avere, ma ce n'ha tantissime, tra l'altro sono tutte murate e alcune sono anche state restaurate e chiuse, io ho tutti gli indirizzi di tutte queste abitazioni, il sindaco può benissimo alloggiarmi come ha fatto con tante altre famiglie in passato e ancora oggi, in un albergo provvisoriamente, può prendere da un privato e fittarmi una casa e pagarla lui, perché tanto a me non la danno, essendo un invalido civile che prende 300 euro e 125 euro di reddito di cittadinanza. E dopodiché, se proprio non la trova, proprio non la trova, può prendere una persona abusiva e sbatterla fuori, che tra l'altro ci sta abusivamente, non paga la luce, non paga il condominio, non paga niente e mette in pericolo anche la vita degli altri e ci fa attività illecite. Detto Perfetto, questo, ho finito. va bene. Quindi questa è la nostra segnalazione, diciamo, Giuseppe Ciano completamente invaso da pulci, non possiamo farvi vedere le immagini anche per ragioni igienico-sanitarie, lancia questo appello, sarà qui in presidio permanente davanti al comune di Pescara fin quando la situazione non si risolve. È tutto da qui, Marina, a te la linea.